Attendere i lavoratori interinali servono nel nostro settore per coprire picchi di lavoro, di lavorazione, che non sono facilmente programmabili e quindi sono difficilmente gestibili con il numero, diciamo, con i dipendenti dell'azienda. La nostra azienda è cresciuta negli ultimi 5 anni come numero di dipendenti, è cresciuta come fatturato, è cresciuta come gruppo, avendo investito anche all'estero, e grazie a questi investimenti sta garantendo poi la crescita dell'Italia. Ha investito moltissimo in questo paese, perché abbiamo investito più di 30 milioni in Cromavis S.p.A. in questi ultimi 5 anni e grazie all'utilizzo di lavoratori interinali che coprono, come dicevo prima, i picchi di lavorazione, può continuare a dare il miglior servizio ai propri clienti. Quello che è accaduto è che negli ultimi mesi del 2013 fino ai primi gennaio-febbraio del 2014 eravamo proprio in presenza di un picco particolare che ha portato anche a un'assunzione a tempo, quindi gli interinali sono per definizione contratti che scadono nel breve tempo, di un numero particolarmente elevato di interinali, un numero che non era mai entrato così copioso in azienda in un unico periodo. E quindi adesso, avendo esaurito quel picco, si ritorna a una fase più normale. Potranno esserci anche nel corso di quest'anno altri picchi del genere e i lavoratori interinali sono il polmone importantissimo che ci consente di dare questa flessibilità. Sono anche una risorsa importante per l'azienda, perché se valutiamo le crescite di personale che abbiamo avuto negli ultimi anni, spesso e volentieri provengono, diciamo, proprio dal mondo degli interinali, che si avvicina a questa azienda, viene formato e quindi impara un mestiere, e quando, diciamo così, la crescita organica e di medio periodo del business ce lo consente, possono venire a fare parte di questa azienda in modo definitivo. È importante anche il vostro investimento all'estero con i due nuovi stabilimenti in Polonia e in Brasile. Che cosa hanno portato all'Italia questi due investimenti? Portano crescita, no? Perché portano intanto un ampliamento della gamma dei nostri prodotti, che quindi consente un rafforzamento del rapporto con i nostri clienti. Dall'altro lato portano nuovi mercati e nuovi clienti, che se si servono magari di smalto che noi produciamo in Polonia, possiamo fare un'azione di cross-selling e vendere di tutti gli altri prodotti di make-up che produciamo qui in Italia. È un'azione commerciale congiunta e gestita unitariamente che ci consente di far crescere tutto il nostro business.